Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Saluto i presenti, sia diciamo i vertici di Hauser che gli amici amministratori. Prima di spalle ho visto l'amico e collega sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari. Vi chiedo scusa se non posso essere presente di persona, sono giornate un po' trafelate, però ci tenevo assolutamente a collegarmi per portarvi non solo e non tanto il saluto della provincia e del comune di Ravenna, ma di portarvi il ringraziamento, credo a nome di tutti gli amministratori della nostra provincia. Non voglio scadere in retorica, però veramente vorrei provare a parlare dal cuore. Sono stati 2 anni difficilissimi, tragici. Abbiamo pagato un prezzo enorme in termini di vite, in termini di socialità, in termini di occupazione, di lavoro e come amministratori locali ci siamo trovati a fronteggiare qualcosa che mai avremmo sognato, mai avremmo pensato e probabilmente, diciamo, ci siamo dovuti cimentare, lo abbiamo fatto in provincia di Ravenna con una relazione costante fra di noi, in prendere decisioni. Per la prima volta, quindi diciamo con tutti i rischi che questo poteva comportare. E in questo senso spesso ci è capitato di dover chiedere aiuto, di bussare a delle porte, di chiedere una mano per consegnare un pasto, per fare una telefonata, per aiutare una persona in difficoltà, una famiglia in difficoltà. E devo dire, non che avessimo dubbi, non che si sia rimasti stupiti da questo, ma ogni volta che abbiamo bussato alla vostra porta, l'abbiamo trovata aperta, disponibile e veramente con un afflato di generosità, di umanità, di cittadinanza, per utilizzare quella parola che ho letto sotto la vostra bandiera, nel tavolo del congresso. E questo, ripeto, non è stata una novità da parte di Hauser, non è stata, diciamo, una cosa però scontata ed è stata una cosa condotta anche in un periodo, in un momento nel quale diciamo, tanti volontari hanno corso dei rischi, perché sappiamo che questo virus è stato un virus violento, violento verso le persone più anziane, violento verso le persone più deboli ed è così tutt'oggi. E nel dire questo, diciamo, 3 riflessioni brevissime sul presente e sul futuro. La prima è un appello fortissimo, un aiuto al proseguo della campagna vaccinale. Le generazioni, diciamo, meno giovani, uso questa espressione, hanno dato un esempio, chiarissimo al paese. Abbiamo tassi di vaccinazione nelle fasce di età più alte altissimi, è stata una grande prova di senso civico, sono stati, diciamo, gli anziani i primi a vaccinarsi. Noi però oggi abbiamo bisogno di convincere e di continuare a convincere anche le giovani generazioni della sicurezza e dell'importanza della vaccinazione. E lo dobbiamo fare anche raccontando la nostra storia. Diciamo, alla mia generazione e alle generazioni più giovani della mia, le parole vaiolo e poliomielite non dicono nulla o dicono molto poco nel nostro paese. Chi ha la vostra età, chi ha la vostra storia, chi ha la vostra conoscenza di ciò che è avvenuto, sa cosa ha significato in questo paese, grazie a campagne vaccinali, debellare quelle 2 piaghe che sono testimoniate nelle scritture fino dall'Antico Egitto. Quindi malattie che avevano migliaia e migliaia di anni di storia e che nell'ultimo secolo abbiamo debellato. Abbiamo fatto tanto parlare negli anni della ricerca, il mondo della ricerca si è mosso a livello internazionale, è riuscito a produrre un vaccino sicuro ed efficace in un tempo molto breve, ha riconvertito su questa ricerca progetti di ricerca sul cancro che abbiamo anche finanziato noi, che abbiamo finanziato con tante donazioni, con tante raccolte fondi e quindi oggi il tema della vaccinazione è il tema prioritario e quindi vi chiedo una mano con i vostri nipoti, con i vostri figli, con le vostre relazioni, con i vostri contatti, dobbiamo far percepire e comprendere l'importanza della vaccinazione. La vostra è una voce autorevole,
ascoltata, importante, che si deve far sentire. Gli altri due elementi sono, diciamo, da una parte una battaglia che dobbiamo combattere. Il nostro sistema sanitario, anche nella nostra terra, ha mostrato più di una crepa nella pandemia. Medici, infermieri sono stati straordinari, strepitosi, ma tutta la retorica sull'eccesso di spese in sanità, la retorica del privato, ha prodotto disastri e ha mostrato limiti nel momento della pandemia. Noi sappiamo che questo è un paese che nel momento della difficoltà sa dare il massimo, ma sappiamo che è anche un paese che dimentica in fretta. Ora c'è una battaglia da combattere. Mai più un euro di tagli in sanità, mai più una sottovalutazione rispetto all'importanza delle politiche per la salute, soprattutto sia nella qualità dei nostri ospedali, ma anche nella medicina territoriale. Noi dobbiamo realizzare le case della salute in tutto il territorio, ma noi dobbiamo anche avere un medico, un infermiere in tutte le frazioni, in tutti i paesi della nostra terra, perché i servizi sanitari devono essere di prossimità, devono essere vicini alle persone. E l'altra cosa, l'altro tema, è quella del recupero della socialità. Noi ci saremo, come enti locali, parlo a nome mio, parlo a nome dei miei colleghi e delle mie colleghe, ci saremo anche con uno sforzo straordinario di investimenti, finanziamenti, supporti a tutto ciò che è socialità, perché la socialità è una delle caratteristiche del DNA della nostra terra. La Romagna è socialità, la provincia di Ravenna è socialità in tutti i suoi territori, per i più giovani e per i più anziani, perché nessuno sia solo, perché la solitudine è una malattia bruttissima, pericolosissima, che ha anche conseguenze sanitarie sulla salute delle persone. E in questo senso, ripeto, nel rispetto delle norme, nel rispetto dei DPCM, vaccinandoci, proteggendoci, ma ripartiamo. Ripartiamo con le nostre iniziative, ripartiamo con le attività motorie, ripartiamo con gli incontri, le cene, la cultura, ripartiamo. Ripartiamo insieme, perché il virus ci ha privato di tanti cari, di tante persone che c'erano care, il virus ci ha tolto la libertà per molto tempo, ma il virus non cambierà questa caratteristica della nostra terra, la capacità di stare insieme e di affrontare insieme le difficoltà. Quindi grazie a tutti, a tutte, e buon congresso.